Dopo la terza amichevole stagionale, mister, un primo bilancio suo da parte sua. Ma positivo che la squadra risponde bene ai carichi di lavoro e soprattutto a quello che proviamo durante la giornata, quindi direi positivo. Abbiamo visto che lei sta provando il 4-3-3, lo disse già in conferenza stampa, che è il suo modulo di partenza, però può anche variare nel corso del campionato. Ritiene al momento, per quanto riguarda il centrocampo, che ci sia forse, e mi riferisco al mercato in questo modo, qualche lacuna da colmare? Ma la società sa cosa fare, quindi io ho grande fiducia nella società, nel direttore Fabiani, quindi sicuramente sapranno cosa fare e completare questa rosa. Abbiamo visto Pestrin, 38 anni, naturalmente ancora in forma, e Moro come mezzala destra. Ritiene che l'uno e l'altro siano un alter ego o possono comunque giocare insieme come lei lo sta provando in questi amichevoli? Ma in questi amichevoli stanno facendo bene tutti e due, sia Pestrin sia Moro, anche se il livello delle amichevoli non sia all'altezza, però stanno facendo bene. Un giudizio su Perrulli dato da Radiomercato in partenza, però si sta ben disimpegnando, tra l'altro lo vediamo anche molto nel vivo nell'azione in questo 4-3-3. Sì, ma tutti i ragazzi stanno facendo bene, stanno comportando bene, è un gruppo compatto, un gruppo che ha dato grande disponibilità, grande spirito al sacrificio, tutti vogliono mettersi in mostra e sono contento sotto questo aspetto. Non può mancare una battuta su Khalil, lei lo sta provando molto spesso sulla corsia mancina in questo senso, tra l'altro abbiamo visto anche nel corso di effettuare alcuni tiri in cui erano Eusepi e Cristea, quindi lei ritiene che Khalil appunto debba essere proprio su quella la sua posizione naturale? Quelli bravi possono giocare dappertutto. Caetano è bravo, può giocare dappertutto, e, non gioca da esterno. Khalil viene dentro, cerca il passaggio, cerca la conclusione, quindi Khalil gioca dietro la punta, come a volte lo fa Gabbionetta, come fa Russotto, quindi quelli bravi io penso che possono giocare dappertutto. Due battute finali, una proprio sul Russotto, che proprio tra l'altro sul sito è stato ufficializzato quest'oggi. Ritiene che possa giocare sull'esterno o vediamo qualche volta che tende un po' spesso ad accentrarsi? Avevo detto prima, quindi confermo quello che ho detto, che sia Russotto, sia Gabbionetta, sia Khalil si devono accentrare per giocare, per trovare la giocata, per andare alla conclusione. Questo è l'obiettivo che chiedo agli esterni. Cristea, può essere il vice Eusepi? L'ha convinta il rumeno? Ma sta facendo bene anche lui, peccato che oggi era infortunato. Ma sono contento di tutti i ragazzi, devo fare i complimenti perché sono ottimi professionisti. Grazie, mister.